1877, quando l'astronomo e senatore del regno Giovanni Schiaparelli inizia una campagna di osservazioni di Marte che lo porta, nell'arco di un decennio, a realizzare una serie di mappe assai accurate della superficie del pianeta. In esse egli distingue delle aree omogenee contraddistinte da una differente colorazione che definisce mari e terre, ma soprattutto un complesso reticolato di striature che connettono i mari attraversando le terre, qualcosa che egli prova a definire, senza troppo pensarci su, dei canali. Nelle traduzioni in lingua inglese il termine canali viene con superficialità tradotto nel termine inglese canals, canale artificiale, e non in quello sicuramente più appropriato di channels. Ma sono le osservazioni effettuate dall'astronomo statunitense Percival Lowell a confermare la scoperta di Schiaparelli. Lowell, ricco uomo d'affari con il pallino dell'astronomia, nell'osservatorio privato che si è fatto costruire a Flagstaff in Arizona, da tempo cerca prove dell'esistenza di vita extraterrestre. È quindi la persona che maggiormente propende ad appoggiare l'ipotesi che i canals siano la chiara testimonianza di una civiltà aliena, quella dei marziani. I canali artificiali, azzarda Lowell, servono probabilmente a trasportare in alcune stagioni l'acqua dalle zone polari ricche di ghiacci e neve a quelle inaridite poste all'equatore, determinando la crescita di una ricca vegetazione lungo il tracciato dei canali stessi. È di moda parlare dell'esistenza dei marziani. Wells, nella sua Guerra dei Mondi del 1895, parla di un possibile attacco dei marziani alla Terra. È un altro italiano, Vincenzo Cerulli, abile astronomo autodidatta, a infliggere un colpo mortale alla credibilità dei canals osservati da Schiaparelli e Lowell. Se nella comunità scientifica l'ipotesi della presenza dei marziani viene ormai considerata dai più un mero capitolo della fantascienza, i mass media, dal canto loro, continuano a rilanciare la suggestiva ipotesi, specie in concomitanza con gli avvicinamenti periodici alla Terra del pianeta rosso. Va ricordata a tal proposito la famosa trasmissione radio del 30 ottobre 1938, durante la quale l'affermato attore e regista Orson Welles manda in onda il racconto, tratto dalla citata Guerra dei Mondi di Welles, dell'invasione della Terra da parte dei marziani, provocando la fuga di 1 milione di newyorkesi in preda al panico. L'Italia e Marte non sono però solo i canali di Schiaparelli, anzi, l'esplorazione del Sistema Solare è una caratteristica del nostro paese che, grazie alla propria eccellenza scientifica e all'alto valore tecnologico e industriale, può vantare un pezzo d'Italia in praticamente ogni sonda o satellite destinata all'esplorazione del nostro sistema, che sia una sonda europea o statunitense. È il caso di Mars Express, missione europea lanciata nel 2003, con a bordo 2 strumenti di tecnologia italiana: lo spettrometro di Fourier PFS per lo studio dell'atmosfera e il radar subsuperficiale MARSIS, gioielli tecnologici made in Italy, che hanno contribuito a dar prova della presenza di acqua ghiacciata nel corpo del pianeta rosso in corrispondenza del Polo Sud. Parla italiano anche l'erede di MARSIS Charad, il radar a penetrazione del sottosuolo, che fa parte dell'equipaggiamento di MRO, missione NASA incaricata dello studio di Marte a partire dalla mappatura globale che ha individuato rivoli d'acqua salata in superficie. Sono passati 13 anni dal lancio di Mars Express e oggi l'Europa si appresta a tornare su Marte con una delle missioni esplorative più ambiziose, ExoMars. Perché andiamo su Marte? Beh, c'è un motivo di fascino, di sogno, di sfida, ma anche un motivo molto concreto scientifico, perché vogliamo andare, e questo lo vedremo con la missione del 2018, a scavare in profondità con un trapano costruito in Italia per cercare se sotto il primo strato di materiale, di roccia marziana, ci sono tracce di una vita biologica oggi non visibile in superficie. Ricordiamo che Marte è un posto poco adatto per la vita oggi. Ha un'atmosfera molto sottile, bombardato di raggi cosmici, di raggi gamma, l'atmosfera è molto acida, non è facile per qualche cosa che assomigli alla vita biologica lasciare una traccia sulla superficie di Marte, ma sotto il terreno, dove c'è acqua e ghiaccio e c'è protezione dai raggi cosmici, potremmo avere delle sorprese. Questo è il motivo principale per cui ci siamo impegnati in questa ambiziosa, affascinante missione. In sintesi, la missione indagherà le tracce di vita passata e presente su Marte, la caratterizzazione geochimica del pianeta, la conoscenza dell'ambiente marziano e dei suoi aspetti geofisici e l'identificazione dei possibili rischi per le future missioni umane. La prima missione nel 2016 è costituita da Trace Gas Orbiter e Schiaparelli, il modulo di discesa che sosterrà sulla superficie marziana.
Il TGO a guida francese effettuerà uno studio dei gas presenti nell'atmosfera marziana e di eventuali processi biologici o geologici in atto, mentre il modulo di discesa Schiaparelli a leadership italiana, contenente la stazione Meteo Dreams e altri strumenti, atterrerà su Marte testando, tra l'altro, le tecnologie di atterraggio, elemento chiave per le successive missioni sul pianeta rosso. La seconda missione prevista per il 2018 dispone di un rover europeo e una piattaforma di superficie stazionaria russa. Il rover, a leadership Regno Unito, combina capacità di movimento a quelle di trapanare il suolo fino a una profondità di 2 metri. Il suo obiettivo è la ricerca di segni di vita passata o presente grazie all'analisi dei campioni di sottosuolo raccolti. Il modulo stazionario russo trasporta il modulo di discesa su Marte a guida tedesca. La piattaforma di superficie russa, rilasciato il rover, indagherà l'ambiente circostante. Determinante il ruolo del nostro paese in entrambe le missioni, con a bordo strumenti concepiti e realizzati in Italia con il microriflettore laser INRI e una suite di sensori meteorologici italiani di nome DREAMS e Amelia per l'analisi dei dati raccolti. Dalla superficie Schiaparelli dialogherà con la sonda TGO in orbita per studiare l'atmosfera aliena insieme a CASSIS, la camera realizzata con contributo italiano. Nel 2018 sarà un trapano carotatore di tecnologia nostrana a volare su Marte a bordo di un rover. L'ipertecnologica Trivella sarà incaricata di forare il suolo fino a 2 metri di profondità e di estrarre campioni, e lo spettrometro MAMIS che ne analizzerà i dati per svelare i segreti marziani celati nel profondo. Thales Alenia Space è protagonista di questa storica avventura marziana. Con ExoMars faremo un viaggio straordinario alla scoperta di tracce di vita su Marte. Un appuntamento importante, epocale direi, per l'industria spaziale in generale, ma in particolar modo per la nostra azienda. L'alta tecnologia che ci caratterizza e contraddistingue, quella competenza ed esperienza derivante da decenni di duro lavoro e dalla partecipazione a numerosi programmi di successo nel campo dell'esplorazione spaziale, saranno ora i protagonisti di rilievo di questa sfidante missione ed avventura. Il programma è sviluppato da un consorzio europeo guidato da Thales Alenia Space Italia, che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei paesi partner dell'ESA. Thales Alenia Space Italia, prime contractor del programma ExoMars, è responsabile della progettazione di entrambe le missioni, sia quella del 2016 che quella del 2018 successivamente. Il nostro team di circa 200 ingegneri e tecnici specializzati è impegnato in questa avventura dando il massimo, fin dall'inizio, e con grandissimi sforzi, anche in termini di nuovi sviluppi tecnologici. Per esempio, la scelta dei materiali adatti a una capsula che deve entrare nell'atmosfera marziana e resistere alle condizioni così estreme. Oppure un altro esempio è lo sviluppo del software per il sistema di navigazione e controllo del landing, il modulo di entrata e di discesa sul suolo marziano. Il ruolo di leadership deriva da un riconosciuto e consolidato know-how, frutto di decenni di duro lavoro, frutto di esperienza e di successi, e sono numerosi quelli che Thales Alenia Space può annoverare soprattutto nel settore scientifico. Oltre a questo è importante il sistema paese, quindi il forte sostegno alla lungimiranza dell'Agenzia Spaziale Italiana. Durerà ben 7 mesi il viaggio della sonda ExoMars. La distanza da Marte non corrisponde alla distanza effettiva tra i due pianeti, come se la sonda viaggiasse in linea retta, ma è assai più lungo, 141 milioni di chilometri. Al momento del lancio, il pianeta rosso si troverà alla minore distanza dalla Terra, poco più di 95 milioni di chilometri. ExoMars dovrà compierne quasi 50 milioni in più prima di raggiungere il suo obiettivo. In ottobre, il Trace Gas Orbiter e il modulo dimostratore di ingresso, discesa e atterraggio Schiaparelli si separeranno. Schiaparelli entrerà nell'atmosfera marziana per atterrare su Marte, mentre il TGO entrerà nell'orbita del pianeta rosso. È un intero paese che va su Marte, non solo gli scienziati che lo hanno studiato e continueranno a studiarlo grazie a questa missione, non solo gli ingegneri che hanno trovato le soluzioni tecnologiche e innovative per renderla possibile, e neanche solo tutti i lavoratori delle agenzie spaziali, delle industrie, che in un modo diretto o indiretto hanno contribuito alla missione. È un intero paese, perché l'innovazione è il futuro del paese stesso. Lo sviluppo di un paese in un mondo sempre più globalizzato e sempre più competitivo si gioca nella sua capacità di essere avanguardia tecnologica.
Noi Finmeccanica siamo una delle imprese del paese che più investe nello sviluppo tecnologico. Ogni anno spendiamo più di 1 miliardo in sviluppo e ricerca. Questo naturalmente fa sì che siamo un sicuro riferimento del paese in questa sfida mondiale. Lo spazio sta dentro questi nostri progetti, è una delle parti fondamentali. Vede Finmeccanica coinvolta in vari aspetti fin dagli anni 60 e più recentemente ricordate il successo della missione Rosetta. Oggi c'è ExoMars. Stiamo dentro a questo grande e importante progetto che porta la nostra conoscenza intimamente sul pianeta Marte, cercando di capire le tracce di vita passate, quelle presenti, le possibilità attraverso uno studio geochimico della situazione del pianeta, di capire quali possono essere le possibili vere capacità dell'uomo di poter arrivare un giorno su Marte e poterlo utilizzarlo, sfruttarlo, connetterlo alla vita dell'uomo. Ecco, anche in questo caso Finmeccanica è al primo posto, con tutti i suoi laboratori, i suoi tecnici, le donne e gli uomini che sono sempre ogni giorno impiegati nella ricerca, siamo il terzo paese al mondo, e quindi Finmeccanica tra questi attori, che sviluppa ricerca in campo aerospaziale. È un sogno che naturalmente che ha bisogno di essere nutrito da visione, ma la visione viene ad essere sostenuta da una ricerca costante e da una vera consapevolezza, una vera capacità di capire che la scienza, la ricerca, sia il vero motore del progresso del nostro paese. Ma l'Italia dello spazio non è solo su Marte, è anche sulla Terra a controllare e guidare la missione. Il centro di controllo sarà a Torino, in Altec, società partecipata per la totalità da ASI e Thales Alenia Space. ExoMars è una missione ambiziosa, una missione che permette all'Italia di confermare il fatto che è una potenza globale nel settore spaziale, sesta nel mondo, terza in Europa, in grado di poter determinare il successo di una missione così complessa. Più di 350 milioni di investimento che vanno al prime industriale italiano e che rappresentano un impiego di risorse ingente, ma giustificato dalla capacità tecnologica delle nostre imprese, dei nostri scienziati e del sistema italiano all'interno di quello europeo che permette di pensare, sviluppare, creare missioni di questo tipo così ambiziose, così affascinanti.